sti cazzi. Fuck, 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 fuck! C'è scritto post-scriptum vaffanculo. Ma noi possiamo andare a piedi? Che cazzo di stupidaggine, Ben? Dico per dire. Non so, non ho molta esperienza con la vostra forza d'animo, ma probabilmente possiamo affrontare la cosa. Abbiamo uno star maledetto treno. E quell'affare non è pieno di latte. Quella è benzina o diesel, qualcosa che esploderà. Tu devi riprenderti, questa è una squadra. Non significa un cazzo. Questo. Quelli lì ci danno dei guai, perché continuano? Voi chi siete? Due persone che sono in posizione strategica nei vostri confronti. Vieni tesoro, ci cambiamo i capelli. Vedremo. Avete un problema con il vostro? Sì, li abbiamo minacciati. Sì, ce l'hai davanti. Amico, è un incidente, non sembra tanto male da qui. Manda tuo amico a dare un'occhiata. Beh, se succede qualcosa lassù non li lasceremo fuggire. Avrei dovuto dire che eravamo amichevoli, ma San Kiles. Se vengo lassù sarà meglio che non siate assassini né ladri. Guarda che lo dovrai scoprire. Quello che ci serve è un gruppo di uomini. Questo lo dici tu, noi siamo a posto. Per ora. E quando... Smettila. Sono... Krista, what's the deal with the train? We're driving it. Oh, man. Oh, cavolo. Volete aiutarci? Qualche paio di braccia ci può servire? E sì, abbiamo bisogno di aiuto. Cosa c'è? Oh shit! God damn, you guys have a kid. Avete una bambina? What are you doing up here? Che ci fai lassù? How long it's been since I've seen a kid? Hai idea di quante non ne vedo un bambino? Merda, come ti chiami? Clementine. Oh, so he gets to swear. Allora lui può dire le parolacce. Things are looking up. You're not her dad. Non sei suo padre. È là sotto. È così ovvio? A me? No, non è laggiù. Che storia hai da raccontare? Ho trovato Clementine da solo il primo giorno in tutta questa storia. Siamo insieme da allora. E laggiù, tutti a posto? Kenny ha perso moglie e figlio, la cosa più importante da dire. Che ore sono? Non lo so, 4? Forse 2 ore fa. Mi dispiace per tutto quello che vi è accaduto. Quel treno è una figata, però. Il vero problema è quella cisterna. Non vi aiutiamo, ma se vediamo qualcosa che non ci piace, ci rimettiamo per strada, da soli. Apprezzeremo un po' d'aiuto. Mi sa che non possiamo sfondare. Se ti abbassi, probabilmente il resto è facile. Inizieremo da lì. Veniamo giù e ci sistemiamo. Poi vediamo se possiamo aiutare. It's empty. Sai, con i cartelli di stop per... That's about the only useful thing in here. Ok. Nastro adesivo. E non c'è altro. Vieni qua. Whatever government work was going on here didn't seem to help. Gancio. Tutto fare è tutto spaccato, non lo posso rilasciare. Impossibile smontare qualcosa. Devo dire io alla tua gente qual è il piano o cosa? Guys, this is Omid and Krista. Not big on welcomes. Like I said. Come ho detto, la gente in gamba ci fa comodo. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we are not looking for charity.
We could help you guys, though. Maybe. So, yeah. Vabbè. Hi. Again. These two are joining. Queste due si uniscono a noi. Questo lo vedremo. Dico, bisogna stare attenti con gli estranei. Non so cosa sia, ma ho già capito che voi due siete brava gente. Stiamo facendo troppi buoni, ovviamente. Mi cerco di conoscerla meglio, se non ti dispiace. Why don't I show you how this thing works, in case something happens? Really, Ken? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there too. Sounds great. Let's do this thing. Ok, andiamo a dare un'occhiata alla stazione qui. More big shit to move. Altra roba enorme da spostare. This would create one hell of a fireball if we tried to blast them. Beh, se la furiamo facciamo perdere acqua, cioè perdere benzina. O non c'è. Ma stava a svuotarla in teoria, no? Hey there. That's a pretty useful. È una radio piuttosto utile, no? It's busted. È rotto, ma rappresenta molto per lei. Ah, ho capito. Where are you from? Dove siete? San Francisco. San Francisco. Cavolo, siete lontani da casa. E do la colpa a quello là dentro. Era lui che voleva fare il coast to coast. Poi è andato un po' diversamente. Ma che interessa la storia della guerra civile, a parte i vecchi bianchi? Magnifico. Andrete d'amore, d'accordo. Perché lui è un insegnante. Di cosa stavate discutendo quando stavo salendo la scala? Niente. Resterete con noi per un po' e viene a sapere che bagaglio di problemi avete. Allora forse non ci saremo per molto tempo. Attenzione, che sta a sparare benissimo. L'hai messa a sparare? Senti, non farmi la predica. Non te lo stavo facendo, ma va bene così. Deve saper badare a se stessa. So come faremo a tirare giù quella cisterna. Magari chiedilo a Mid, gli piace spaccare la roba. Dov'è Omid? Ah, è andato su con Ken. Sì, era. Niente, andiamo. Ci fa andare là, allora. Sto solo. Posso seguirti laggiù? Non ti sta simpatica la ragazza? Sì, ma siamo una squadra, come hai detto tu. Va bene, andiamo. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. Ci sono dei sopravvissuti dentro. Questo c'è scritto sulla scatola. C'è sul tetto. Ah, vabbè. E varie marche che trattano qua. Ma come? Barattolo di vernice. Qualcuno stava dipingendo un po'. Ma che stava dipingendo? Qualcuno stava dipingendo molto. Un po' più di lena. Non si può entrare. You should wait for me before trying to open. Dovresti aspettare me. Sorry. Luckily it's locked. Per fortuna è chiusa a chiave. Miglioreremo se la lavoriamo insieme. I can't see it. Non riesco a vederla dentro. Proviamo a sfondare. Won't budge. Non si muove.
letto. Doesn't look like that thing's worked in years. Non funziona da anni. Tra l'altro abbiamo ancora con noi la chiave inglese. We'll have to find a way. Un modo per entrare. The window's open. Finestra aperta lassù. Magari posso guardare dentro? We'll have to find a way in. Devo scegliere la mano. Why don't I put you on my shoulders? Ti metto sulle mie spalle così tu puoi sbirciare quella finestra lassù. Sounds good. Va bene. Okay. Vedo adesso che faccio. Cosa vedi? Tante casse di roba. Magari possiamo trovare la chiave o un modo per tirare giù questa porta. Kenny probabilmente mi farebbe scassinare la serratura, cosa che potrebbe anche funzionare ora che abbiamo. Credo di sì. Vediamo. Ok. Che mi prenda un colpo. Let's go. Andiamo. Be careful. Attenzione. I'm supposed to tell you that. Te lo devo dire io, sarebbe. God damn it. È buio qui dentro. Maybe I can hold the door. Magari io posso tenere la porta aperta. Non mi piace, uso qualcosa per tenerla aperta. Guarda come fuori fosse le mie mani, non laggiù. It's too dark otherwise. Non mi piace questa soluzione, però. Siamo Sidrica, ottimo. That's exactly what we need. Over there? Yeah, we need to get in there and get that blowtorch. They didn't have much business back then. C'è qualcos'altro? Locked up good. Ben chiusa. Quindi? It's locked up good, but there's some space at the top. C'è spazio in alto, ok? We're lucky so little. Here we are. You okay going over the top? Come fai a scavalcare questo recinto? Yeah, sì, decisamente. Go on and grab the keys, Clay. Vai a prendere le chiavi. Come on, scoot. Sbrigati. Behind you. Dietro di te. Piacciono gli intestini. Vediamo, non tutta sta parte. Don't wanna grab the keys, Clem. Come on, scoot. Behind you. Perché questo? Ok. It's okay, it's okay. Everything's tutto bene, tutto a posto. Ti ho posto un cazzo. Keys, now! Oh. Keys.
go so good? Non è andata tanto bene, no? Non è andata tanto bene, ma stiamo bene. L'idea è che è andata benissimo, visto che potevamo morire. What's going on? I thought I heard a gunshot. We're fine. Non sparo, stiamo bene. We found some walkers. Abbiamo trovato degli erranti. You and an 8-year-old. Una ragazzina di 8 anni contro 3 di loro, eh? E siamo fini. Hey. Ce ne siamo occupati. Se così pare, se non l'avessi fatto, ma che coglioni. Io mi assicuro che il rumore non ci abbia causato dei problemi. È una buona idea. Spero che tu sappia cosa stai facendo. Siamo ancora vivi, no? Non dimenticartela. Ci hanno lasciato qualcosa questi? No. Stai bene? Sì, tremo un po'. Passerà. Andiamo a prenderci il regalo. Il nostro premio. Andiamo fuori adesso. Cosa abbiamo imparato? Che non sono pronto a prendere una pistola. Abbiamo imparato a non aver paura. Loro avrebbero dovuto fregare noi, ma noi abbiamo fregato loro. Hai ragione. Sarà la paura a ucciderci, capisci? Ok, brava ragazza. Qui non c'è nient'altro. Ma magicamente la fiamma ossidrica l'abbiamo messa in tasca, ok. Va bene. Però è più comodo così. Questo è un po' un naso come il mio. Ho trovato una fiamma ossidrica nella stazione. Per non servire con l'accoppiatore. Ottimo, vengo lassù con te a dare un'occhiata, però sopra c'è un generatore scarico. Vabbè, andiamo sullo stesso. Forse funziona lo stesso. Ah sì, beh, basta il gas, non è elettrico. Ah, finito il gas. Che c'è? Il tubo perde. Ok, abbiamo il coso. Sarà meglio fermare quella falla. Possiamo fermarla. Ok, spero che regga. Che roba, guarda come va. Quasi fatto. Grazie. L'affare ha appeso un filo. Un taglio anche minimo e cade. Non ci arrivi, quindi. E certo, adesso ci saliamo sopra. Damn it, it was just about done too. Crap. Cacca. Ben, che ci fa là sopra? Cioè, ha guardato ma non... Non fa nulla. È troppo in là. Empty. That's what I figured. E se gli spariamo l'autocisterna? Guida. Cosa vuol dire guida? Non...
No, non si può. Non possiamo fare niente qua. Però forse col... magari il treno? Spingere un pochino avanti col treno? No, non ci fa neanche andare su. I'm glad someone's managed to keep the spirit. Andiamo bene se ci dà una mano. Got a clear view up there? Non aveva visto lassù. Sì, siamo a posto per un po'. Grazie a Dio che ci sia che arrivi qualcuno, chiunque, e che li stermini o qualcosa del genere. Devi essere duro, siamo io, te ora e ciao. Chissà cosa inventa questa gente. Ci saranno tanti altri erranti a sistemare. È di questo che ho paura. Ve lo dico io lì, se riusciranno mai ad afferrarmi e se so che non ne uscirò fuori è finita, amico, io mi tolgo di mezzo. Bravo. Imbricatelli. Sì, mi tolgo di mezzo. Non essere drammatico. E non lasciare che ti prendano. Guarda, il treno, tutta questa potenza e siamo ancora bloccati. Ok, non possiamo parlare. Un attimo. This would create one hell of a fireball if we tried to blast through. More big shit to move. Leads up to that rectangle. Porta su quella. Non si può neanche usare quello. Hi girls. Hey. We were trying to get. Stiamo cercando di abituarci a stare per conto nostro, io e Clemente. La porti in un edificio oscuro con le finestre sbarrate per fortificarla il carattere? Non esattamente. Secondo me è una buona idea capire le cose da soli, per quanto possa valere. Ma fallo in maniera intelligente, no? Insegnalo ad esaminare la zona. Voi due non dovreste mai guardare verso lo stesso punto. È uno spreco. State lontani dai posti come quell'edificio laggiù, specialmente se non avete più di una via di uscita. Si sta facendo un corso di survival, anche questa. E deve avere paura dei gruppi di uomini, viventi. Io e Omid siamo ancora vivi perché siamo in due. Non sei o otto. Io credo che l'unione faccia la forza e non, io non credo che l'unione faccia la forza, non dovresti crederci nemmeno tu. Quindi che cazzo si fa? Torniamo su. Io una piccola spinta col treno ce la davo. Parliamo con lui. Ah sì, non abbiamo parlato con lui. Beh, comunque abbiamo fatto anche altre cose. Stai usando il fuoco per tagliare metallo, secondo te? Tieni, la porzione debole dell'accoppiatore è irraggiungibile per me. Credi che io ci arrivo? No, ma ti dondolo sul precipizio. Col cavolo. Ma sei un vero figlio di puttana, lo sai? Silenzio e inizia a tagliare. Guarda dietro di te. E questa folla così puntuale. Beh, comunque abbiamo fatto il resto almeno. Abbiamo parlato con lui, eccetera. E ce ne saranno migliaia. Omi, cut, cut! I am! It's going! Pull me up! Su. Certo che tagliare qualcosa lì con la famiglia mi sembra un po' irrealistico. Kenny, go! Kenny, vai. Shit! What the hell do we do now? E adesso che cavolo facciamo? We gotta jump! Dobbiamo saltare. No way!
O lo fai o lo fai. Jump. Salta. No! Jump, damn it! Salta. He'll know. Fine. Shit. Merda. Oh, io non l'ho spinto. Tiriamo su lei prima. Omid! You son of a bitch, save him! Salva lui. Omid! Ho sbagliato. Avrei dovuto salvare prima l'altro, in effetti. Ah, dai che ce l'ha fatta. Ops. Si è salvato ancora. Questo raduno cos'è? C'è un Woodstock moderno. Quelli erano tanti. Sei ferito? No, siamo a posto. Palla per te, io mi sono fottuto la gamba. Beh, cazzi tuoi, ce l'hanno fottuta anche noi la gamba. Un po' per uno. Savanna. Prossima fermata all'Atlantico. Giusto, una bella idea andare in mezzo all'Atlantico in barca e fermarsi lì. We have to find a boat. We just have to. We will. Dai, te la caverai. Diciamo, almeno sarò vivo, sangue nel cuore o almeno nel cervello. Lascia i tuoi pensieri. Non ho mai visto dormire così profondamente. Pronto, nessuno? Ma che? Non vedo l'ora che tu arrivi a Savannah, Clementine. Ho qui i tuoi genitori. Assicurati di trovarmi, che lì lo voglia o meno. Ora ho bisogno. Ma come cazzo ho fatto? Credo fosse rotto quel cazzo da fare. Anch'io. Beh, direi che qualcuno sa dove siamo diretti, ma come cavolo fa a sapere dove siamo diretti? Non lo so, ma dubito che siamo contenti quando lo scopriremo. Cioè, come si fa che c'è qualcuno che sa tutto quello che è successo? E addirittura ha preso i genitori, ma... Vabbè, vedremo. Non me lo ricordo questa cosa. Finito il terzo episodio. If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! Ma sì, anche se fosse un amico, però è un po' strana sta cosa, no? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you. Cioè, come intendo dire, con noi non c'era nessuno, no? Quindi come fa uno a sapere cosa è successo o non è successo? Ok. Hai sparato la ragazza? Ah, il 60% non ha sparato, ho fatto il cattivo. Ma vedi, Evil ci travia. Evil racconta le palle. E non è vero che non ha fatto nessuno in cattivo. Dai, scusa, eh. Il 60% dei giocatori non le ha sparato.
Hai abbandonato Lily. Ok, qui siamo stati un po' più cattivi della media. Però è sempre un 45. Hai lottato contro Kenny. Maggioranza l'ha fatto. Hai sparato a Doug. La maggioranza l'ha fatto. Avrei invece dovuto farglielo fare a Kenny. È vero, è vero. È vero, è vero. È vero, è vero. Non lo sto facendo come forse dovrei farlo. Hai aiutato Omid. Qua invece il 40% non l'ha fatto. Ok, qui siamo tra i cattivi.